non vanno in giro a piedi a cercare di mangiare perché poi gli danno più soldi per essere cooperative. Non è un esempio di accoglienza, non è un esempio di solidarietà. L'accoglienza è un'altra cosa. Cioè, chi sarebbe contro a un cittadino o a una famiglia che in casa sua vuole accogliere un migrato, ma una persona italiana che ha bisogno di lo porta in casa, non gli dà solo la casa in senso di strutture materiali, il tavolo, il letto, ma gli dà anche la casa in senso affettivo, no? Cioè, un immigrato che arriva e viene stipato con altri 30 o 40 connazionali o di altre nazioni in un condominio, voi pensate che sia una bella cosa? Pensate che possa crescere e possa svilupparsi a livello umano o possa probabilmente sviluppare sensazioni negative, magari anche verso l'Occidente, negative anche verso i suoi compagni, o magari possa anche andare a delinquere? Si prende una persona che ha bisogno, un immigrato, non lo si porta in casa propria, con i soldi propri, no? Con i soldi dei cittadini italiani o stranieri, e si fa l'accoglienza, si fa la solidarietà. Quelli che predicano solidarietà e accoglienza dovrebbero anche predicare bene e azionare bene. Quindi non siamo contro l'accoglienza, assolutamente, non siamo contro l'integrazione. Assolutamente, abbiamo tante etnie che sono integrate benissimo. Siamo anche fortunati, forse anche un problema di etnia qualche volta, ma non è neanche quello il problema poi alla fine. Quindi, se qualcuno è per l'accoglienza, dia il buon esempio. A Soncino, io dico, stiamo rischiando, fra virgolette rischiando, che arrivino 30, 40 quelli che sono. Il comune o la società deve rappresentare i propri cittadini. A Soncino forse avete visto qualche famiglia che ha preso in casa propria, che ha accolto un immigrato? No. Io sarei favorevole a questa cosa. Questa è la tipologia di accoglienza che deve essere fatta, non quella che ci stanno facendo fare dal governo e dalle prefetture, che non hanno anche loro poveri, ecco, tutte le colpe. Quando la comunità di Soncino si farà promotrice di un'accoglienza diffusa, quella davvero diffusa, probabilmente anche l'amministrazione potrà dare una mano a queste famiglie che accolgono gli immigrati. Prima Moro diceva che si cerca di raccogliere il consenso dei cittadini più fragili, più poveri, perché il problema lo sentono di loro proprio per questo. Cioè, quelli che vivono a, dico Milano, ma potete qualsiasi altra cosa, in centro, nei palazzi importanti, non gliene frega niente che in la campagna o in periferia a Milano ci siano 50 immigrati, qualche cosa. Probabilmente non gliene frega niente neanche, adesso non sto in Soncino ma soltanto per qui, non gliene frega neanche quelli di Villa di Genivolta, probabilmente che a Villa Campagna ci siano 40 immigrati. Gli interesserebbe a Genivolta se gli immigrati fossero vicino a casa loro, gli interesserebbe a quelli di Soncino se probabilmente 50 immigrati, tra cui magari può anche capitare qualche disperato, qualche disgraziato, non lo sappiamo, fossero magari nel proprio condominio, dove alla sera la figlia ritorna a casa, dove alla sera i bimbi devono tornare a casa, devono giocare, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che ognuno pensa sempre a sé, no? Pensa sempre alle proprie cose. Quindi quando il problema è di un altro, quando il problema è a 10 minuti e a 15 chilometri, sì, è un problema, ma io tanto stasera ritorno a casa mia, mi mando la pasta asciutta, domani vado in discoteca, domani vado a bar e non mi cambia la vita. Coreani, certani, io li invito, se vogliono dare un buon esempio e non parlare per niente, a fare una proposta di prendere in casa loro un immigrato. Magari risolviamo il problema di una cittadina piccola, di una frazione piccola come Villa Campagna, che sui 200 abitanti si troverà 30 o 40, e facciamo l'accoglienza diffusa sul territorio, come ha detto prima il consigliere Moro. Prima facciano vedere, io ad esempio, chi
è così favorevole all'accoglienza in questo modo, lo dimostri? Prima se vuoi, quando anche voi, c'è la mia mamma, quando anche voi avrete accolto questo, che arriviamo a 39, anch'io dirò a mia mamma se può prendere magari una donna, magari un immigrato in casa. Io nel mio piccolo, tra i miei pochi dipendenti, ho un immigrato e lo faccio lavorare alla sua casa, col suo stipendio si è affittato la casa, ha la moglie, ha i due bimbi e vive, no? Quindi ognuno, se nel suo piccolo ognuno trovasse un lavoro e una casa per gli immigrati, siamo qui in 100, cioè quelli che già sono stati distribuiti a Fucino, a Palermo, a Cavatone, quindi già sarebbero a posto. Quindi diamo prima il nostro esempio e poi l'accoglienza o l'aiuto non lo si dà, perché qui ho scritto, non lo si risolvono con i muri ma con la politica, certo. La politica, penso, è una frase che lo dicono tutti, non l'invento, che bisogna andare là ad aiutarli. Nel mio piccolo, con il mio amico africano che lavora con me, andiamo là a costruire un impianto di produzione che darà 10 o 15 posti di lavoro là, e sta già, questo vedete, sta già costruendo delle case per farli vivere in maniera decorosa là. Sì. Quindi facciamo tutti un bel esame di coscienza, prima di parlare pensiamo se stiamo agendo bene, se diamo un buon esempio, e poi forse potremo dire che l'amministrazione